Buongiorno a tutti, un ringraziamento all'amico Antonio Castelli per questo invito che mi dà modo di parlare di un argomento che impatta in maniera significativa sulla nostra attività quotidiana. Inizio con proporre una slide su come veniva trattato il melanoma nel 1892. Snow è il primo che ha lasciato traccia, era un chirurgo del Collegio Reale Inglese, e parla in quel tempo di protoplasmi che portano la metastasi nei linfonodi e di escissione linfoghiandolare anticipatoria come metodica terapeutica di grande importanza. Perché questa diapositiva? Perché dopo tutti questi anni siamo ancora a questo punto, cioè il punto critico è ancora il passaggio tra il linfonodo sentinella e la linfadenopatia radicale, e la vedremo quali sono le nuove tendenze più che altro. Perché ho parlato di work in progress perché in realtà le linee guida attuali non sono ancora definite su questo punto e su altri. Cerchiamo di fare una scorsa su questo per il momento. Questa è la nuova classificazione validata nel 2018 della JCC. La conosciamo più o meno tutti, con le novità che poi vediamo più avanti, soprattutto che riguardano la stadiazione dei melanomi sottili, intorno al millimetro abbiamo la fase critica. Prima si faceva sentinella sopra il millimetro, adesso lo si fa anche sotto. Prima lo si faceva sotto il millimetro se c'era ulcerazione, adesso se c'era mitosi, adesso il punto critico è l'ulcerazione. L'altra, sempre la classificazione della JCC, e questa è la storia della JCC con i punti critici che cambiano nel corso degli anni. Vedete, nell'84 si comincia a parlare di volume linfonodale. Nell'edizione sesta, che vale dal 2003 al 2009, ci sono la differenziazione tra micro e macrometastasi. Nell'edizione settima, che è quella che abbiamo usato fino a due anni fa, è così importante la conta mitotica, che era quella che condizionava il sentinella al di sotto del millimetro. E nell'ultima edizione un punto critico importante, a parte il tumore, lo spessore di presso, è l'ulcerazione, e questo condiziona anche la terapia successiva. Vedremo che esistono dei trials per cui a un certo livello di spessore, se c'è ulcerazione, si ha possibilità di fare una terapia durante, cosa che invece se non c'è ulcerazione non può accadere. E questa è nello specifico, vediamo, la classificazione nuova, lo stadio 1A, 1B. Stadio 1A, 1B intendo stadio di malattia, non l'ELTI, questo è lo stadio vero e proprio. Le caratteristiche dello spessore, la sopravvivenza a 5-10 anni e il numero di pazienti che la JCC ha considerato validi per poter validare questo tipo di risultato. Lo stesso, sempre il 2A. Il 2B e il 2C, stesso discorso, sopravvivenza specifica per melanoma a 5-10 anni, il numero di pazienti enrollati. Perché parlo di una cosa che apparentemente può sembrare un po' noiosa, no? La classificazione del 1, 2, primo, secondo, terzo stadio? Perché il dermatologo deve abituarsi, facendo parte di gruppi multidisciplinari, ad utilizzare un linguaggio al quale non è molto abituato. Per esempio all'inizio, io ho fatto una gran fatica all'inizio a capire il terzo stadio, per me era un melanoma spesso. In realtà il terzo stadio è quando c'è un linfonodo sentinella positivo, quando la malattia è anche linfonodale. Quindi si tratta di prendere confidenza con una nomenclatura alla quale noi siamo poco abituati. E così, terzo stadio positivo, con le caratteristiche specifiche della positività linfonodale e la sopravvivenza a 5-10 anni e il numero di pazienti arruolati per poter validare quel tipo di caratteristica. Questo sempre della JCC, le caratteristiche poi delle metastasi di distanza, per cui abbiamo lo stadio 1 secondo la JCC dell'ultima edizione, dove arriviamo fino al T1B N0 N0, quindi niente metastasi di distanza, niente metastasi linfonodale. Uno stadio 2 fino al T4B, quindi qua vale soprattutto, avendo un N0 N0, lo spessore, attenzione al 4B perché ci ritorniamo sopra dopo, e lo stadio 3 è andato a quello dopo. Questo è, diciamo, un pochino il riassunto di quello che abbiamo detto finora. Dov'è il primo punto critico? Questo. Noi non eravamo abituati a fare un sentinella a
0,8 o sotto a 0,8 se non c'era le mitosi. Le mitosi scompaiono, vengono sempre refertate, perché in realtà probabilmente ci torneranno utili come criterio aggiuntivo più avanti, al momento non abbiamo la forza statistica per pensare a questo, ma l'ulcerazione di questi spessori vincola all'esecuzione del rinforzo sentinella. Cioè, se trovo un melanoma al di sotto dei 0,8 mm con ulcerazione, è giusto proporre il rinforzo sentinella. Non si impone il rinforzo sentinella, si propone al paziente. Se guardate le linee guida NCCN, si parla sempre di proporre e validare un percorso. E questo è quello che facciamo correntemente, no? Spessore sotto ai 0,8 mm, niente ulcerazione, allargamento a 1 cm o a 5 mm se il melanoma è in situ. Se lo spessore è sotto ai 0,8 mm e c'è ulcerazione, se è compreso tra 0,8 mm più o meno ulcerazione o sopra il millimetro e c'è una negatività prechirurgica alla stadiazione, quindi non ci sono segni di secondarismi, si fa il sentinella e l'allargamento. In un'epoca in cui, diciamo, il concetto fondamentale è che non esiste al momento una metodica capace di sostituire l'infonodo sentinella nella stadiazione del melanoma. E soprattutto bisogna tenere presente che almeno nei due terzi dei casi le metastasi passano sempre attraverso la via linfonodale. Ed è una metodica insostituibile. Io mi sono fatto un giro su internet e ho cominciato a guardare. Esiste una serie di programmini a quali possiamo accedere liberamente con i nostri dati e ti dicono quanto è il rischio che l'infonodo sentinella sia positivo, qual è la sopravvivenza media, qual è la sopravvivenza a 5 anni. Questa è carta, questi sono numeri. La biologia, la realtà clinica è diversa e passa sempre attraverso l'impatto con l'atto chirurgico. Il primo che ha pensato che la linfadenotomia radicale potesse non essere significativa nei confronti del linfonodo sentinella fu Umberto Veronesi, che nel 77 per primo dimostrò che la linfadenotomia radicale, diciamo sistematica, non impattava sulla sopravvivenza del melanoma. E questo è un dato fondamentale, è uno, Veronesi è ricordato per mille motivi, soprattutto dal punto di vista scientifico legati alla non-melanoma, ma questo è un dato che ancora oggi ha una sua validità, lo vediamo poi confrontato con gli altri dati di letteratura. Esistono due teorie a grandi linee, quella del marker e quella dell'incubator, dell'incubazione. Il melanoma, nei terzi dei casi, metastatizza per via linfatica, può rimanere in incubazione perché esistono una serie di meccanismi immunosoppressivi rilasciati dal tumore primario sul linfonodo, può rimanere in incubazione e poi dare metastasi a distanza. Raramente, secondo questa teoria, esistono direttamente metastasi a distanza. Soltanto il filtro del linfonodo sentinella, mi seguite, vero? Perché è un concetto che non viene quasi mai poi, cioè viene dato per scontato. In pratica il linfonodo viene considerato un'incubatrice della malattia, un filtro, un primo filtro. Questa è la teoria che ha portato alla idealizzazione del linfonodo sentinella. La seconda ipotesi invece parla di ipotesi marker, cioè il linfonodo è un marker di malattia, ma non è necessariamente un filtro, ti dice soltanto se la malattia è potenzialmente metastatica. E infatti qua si parla di metastasi simultanee, con una crescita latente nel sentinella e metastasi a distanza. Il primo che ha idealizzato, lo sappiamo tutti, nel 92 un articolo straordinario, è Donald Norton, che ha ideato prima su modelli animali e poi su modelli umani la tecnica del linfonodo sentinella. Donald Norton ci ha lasciato, diciamo, a noi dermatologi, dermochirurgi, ai chirurghi generali, chirurghi plastici, un'eredità straordinaria, perché ha ideato una tecnica che probabilmente ancora per diversi anni condizionerà la nostra attività. Io dico, non moriremo di linfonodo sentinella, troveremo delle metodiche più raffinate per fare la detection di una metastasi di linfonodo, ma questa tecnica, validata nel tempo pur con tutti i suoi limiti, rimane uno standard di straordinaria importanza. Nasce da una validazione, da un percorso che nasce molto prima. Questo è la sperimentazione che fece Seppi due secoli fa, iniettando mercurio in un cadavere, fino alla standardizzazione della procedura come la conosciamo, il sentinella
quando sono negativi, quando non hanno cellule metastatiche, cellule insomma, sono un pochino complesso, le micrometastasi vengono considerate fino a 2 mm, le metastasi sopra 2 mm, le metastasi diciamo morfologicamente più importanti. E questi sono gli studi dove si è cercato di capire quanto impatta l'istituzione del linfodo sentinella sulla sopravvivenza. Sono tre studi importantissimi, l'MSNT1, il 2 e il DEPOC, in ordine temporale. C'è un'altra, l'ordine temporale è nel 2014, Morton lancia il primo studio, Leider nel 2016 pubblicato il DEPOC, nel 2017 Ferris l'MSNT2. Cosa ci dicono questi studi? L'MSNT2 prende tutti i melanomi tra 1 e 4 mm, li randomizza, alcuni fanno il sentinella e poi i positivi fanno l'infatenetomia radicale, i negativi fanno il follow up e li randomizza in un braccio dove il sentinella non viene eseguito e si fa la linfadenotomia radicale tardiva solo quando c'è una metastasi evidente. In sostanza si tratta di confrontare le linfadenotomie vincolate al sentinella positivo versus le linfadenotomie radicali tardive. Cosa succede? Che questo studio non evidenzia una differenza statisticamente significativa nella sopravvivenza globale fra i due bracci. Questo è un primo punto che ci mette in difficoltà. Noi pensavamo che sentinella fosse la soluzione di tutto, in realtà non è così, siamo soltanto all'inizio della strada, non alla fine. L'MSRT2 invece confronta tutti i pazienti con sentinella positivo, li indirizza alcuni a fare la linfadenotomia radicale e alcuni la metà a fare controllo ecografico seriale. Quindi io ho dei sentinella positivi, non tutti vengono mandati a chirurgo generale a fare trattamento. Ok, cosa succede? Che anche in questo caso non c'è evidenza di sopravvivenza melanoma specifica in questi due bracci. Questo rivoluziona un pochino tutti gli atteggiamenti che abbiamo avuto finora, perché per noi era matematico che al linfonodo sentinella conseguisse positivo, conseguisse la linfadenotomia radicale. Ritorniamo quindi all'articolo del 77, i due bracci fatti dal professor Veronese, che ci diceva non esiste, non impatta la linfadenotomia radicale sistematica sulla sopravvivenza. Quindi un'intuizione di oltre 40 anni fa tuttora è stata validata. E questi due studi sono, questo è il DECOC del 2016 di Leiter, che ci dice che non esiste questa differenza statisticamente significativa, e questo è, non abbiamo nessuna differenza nella sopravvivenza specifica, e l'articolo di Ferris, che in buona sostanza dice le stesse cose. Quindi due articoli che hanno trovato un numero enorme di pazienti ci stanno a significare che la linfadenotomia radicale non ha un impatto sulla sopravvivenza dei pazienti con melanoma. E quindi nascono una serie di quesiti sulla liceità dell'esecuzione della metodica. Vale la pena fare questo sentinella? Qualcuno lo mette in dubbio, questo Zagarella ha scritto di tutto e di più, questo viene, è un australiano. Esistono addirittura una serie di studi che vengono fatti dopo e sono sempre quelli che ci fanno porre in dubbio che ci sia una possibilità terapeutica con questo svuotamento linfonodale. E quindi queste sono le ipotesi. Esiste la possibilità di avere un sentinella negativo, questa è un'ipotesi diciamo validata dai dati, dai numeri. Se abbiamo un sentinella negativo potremmo aspettarci metastasi a distanza, quindi il fatto di avere un sentinella negativo non è completamente rassicurante, e dipende dal tumore primitivo iniziale. E poi, se invece è sentinella positivo, abbiamo diversi tipi di successione. Non possiamo, nel 3-4% dei casi, non avere una diffusione linfonodale, quindi questo è contro la teoria incubator, e possiamo avere a breve distanza metastasi multisistemica, possiamo avere diffusione linfonodale, oppure prima della resistenza primaria, già diffusione metastatica sistemica. Bisogna quindi fare una stratificazione e capire se il sentinella viene preso per buono, per com'è, oppure esiste possibilità di differenziare come fa questo sentinella.
perché per noi prima era un sistema binario, o è nero o è bianco, è positivo o negativo. In realtà si comincia a fare per il sentinella quello che si è fatto per il tumore iniziale, cioè il tumore di Breslow, lo spessore secondo Breslow, i livelli di Clark sul tumore primitivo. Questi concetti vengono riflessi adesso sul sentinella. Questo studio dimostra, recente, 2018, dimostra che ci sono quattro tipi di sopravvivenza con, qua parla di, i fattori, diciamo, di rimenti sono l'ulcerazione e il tumor burden. Basso tumor burden nel sentinella, quindi metastasi piccola nel sentinella, nessuna ulcerazione, sopravvivenza migliore, sopravvivenza peggiore nel gruppo con ulcerazione nel primitivo e alta carica tumorale all'interno del linfonodo. Quindi è una corsa a capire cosa succede dentro il linfonodo. Altra cosa, altro concetto importante: se oltre al linfonodo sentinella positivo abbiamo altre positività nel pacchetto linfonodale. Altro grafico che dimostra come la positività del singolo sentinella ha una sopravvivenza molto migliore dei pazienti che hanno positività di altri linfonodi all'interno del pacchetto linfonodale oltre al sentinella. E quindi varie metodiche di misurazione, se è sottocapsulare è meglio, se è intraparenchimale è peggio, e il volume della carica tumorale all'interno del linfonodo. Questi sono dati che stanno cominciando a prendere un significato, ed esistono una serie di valutazioni, ogni studio poi ha le sue. Il sentinella positivo, se un linfonodo positivo abbiamo il 75% di mortalità specifica a 10 anni, 68 e 47 a seconda del numero di linfonodi coinvolti e anche della grandezza del volume metastatico all'interno del linfonodo. Esistono degli scores, questo è il più usato, Rotterdam, lo score di Rotterdam, dove a seconda del volume di metastasi all'interno del linfonodo abbiamo una prognosi peggiore. Altro tipo di Ewart è un altro tipo di valutazione sottocapsulare, parenchimale o estensiva, e qua vediamo che la mortalità è completamente diversa. Più è estesa la malattia all'interno del linfonodo, peggiore la prognosi. Un altro score, l'S-score, lo stesso, correla con questo tipo. L'S-score calcola la profondità. Più è profondo rispetto alla capsula la metastasi, più è verosimile che la prognosi sia peggiore. Ora, tutta questa premessa per dire che il linfonodo sentinella non ha soltanto un valore di positivo o negativo, ma c'è una serie di valutazioni intermedie. Tanto è vero che nelle ultime linee guida dell'NCCN la sorveglianza linfonodale può essere presa in considerazione in alternativa alla linfadenopatia radicale. E questo è uno dei punti più difficili. E perché è importante il dermatologo? Non solo perché è quello che vede per primo il melanoma, non è solo per quello che fa la prevenzione, quasi sempre fa il follow-up, ma perché probabilmente nessuno come il dermatologo conosce la realtà biologica del melanoma e il corso della malattia del melanoma. Quindi è fondamentale che nei GOM, nei gruppi oncologici multidisciplinari, ci sia la presenza fissa di un dermatologo che abbia delle competenze specifiche in merito. Sempre il solito discorso. Quindi il quesito è: chi ha in realtà bisogno del sentinella? Tutti, no? Cioè, esistono alternative? Esistono dei test genetici, i GEP, che valutano attraverso una serie di marcatori molecolari il rischio di quel tipo di melanoma. Per cui da qualche parte si è proposto, per esempio la Kessel ha fatto uno studio straordinario, una serie di 24 indagini molecolari da fare sul primitivo, per vedere se il rischio di metastatizzazione o meno, di sopravvivenza o meno, è più o meno elevato. Guardate, la Kessel è un gruppo americano in Arizona, un gruppo privato, un'azienda, e siccome gli americani sono gente in pratica, cosa hanno fatto? Hanno lanciato una roba di questo tipo. Voi vi connettete, vi chiamate customer service, servizio clienti, e loro per $2,000 vi dicono, ci mandate 5 sezioni del vostro melanoma e vi diciamo qual è il vostro rischio statisticamente. È una cosa interessante, anche perché poi se vediamo la sopravvivenza tra le classi a basso rischio e le classi ad alto rischio,
è veramente significativa, ma non esiste, per cui loro proporrebbero di offrire sentinella solo nelle classi ad alto rischio, ovviamente, ma al momento attuale non esiste la possibilità di condizionare l'atto chirurgico con test di questo tipo, cioè i test possono essere validi soltanto all'interno di studi clinici, ovviamente. Per cui riassumendo, partiamo da una storia, da un momento in cui fine anni 70, primi anni 80 si è dato uno stop, secondo gli studi di Ranelli, Belch, Sim, hanno dimostrato che non valeva la pena fare la difibrillazione radicale. Un periodo dal 92 in poi, da quando Morton ci ha insegnato a fare sentinella, in cui facevamo la difibrillazione radicale sistematica in tutti i pazienti sentinella positivi, a un momento in cui la difibrillazione radicale non è più di routine, si può fare, è un'opzione, ma va considerata, e va dov'è che chi la considera? La considera un gruppo oncologico multidisciplinare, dove troviamo i migliori esperti per quel tipo di patologia. È un panel di specialisti, dermatologi, chirurghi plastici, oncologi, radioterapisti in qualche caso. Non ha più significato, anche perché adesso abbiamo a disposizione l'adiuvante che prima non avevamo, lo vediamo fra pochissimi istanti. Le linee guida dell'ASCO sono pubblicate nel 2018, ci dicono tutto quello che abbiamo già detto prima, quello che queste sono cose, i concetti sono vengono ripetuti. I punti deboli del sentinella li conosciamo. Mi soffermo soprattutto, per motivi di brevità, perché ho già sforato, sul problema dei falsi negativi. I falsi negativi sono il punto debole del sentinella, e questo non fa adiuvante, questo non fa una chirurgia di linfadenectomia radicale, che espone questo paziente a un rischio di diversa malattia elevatissimo. E purtroppo i fatti ci dimostrano che per una serie di motivi tecnici, e quindi è, diciamo, il limite della metodica, può arrivare fino al 20% e condiziona ampiamente quella che è l'accuratezza della metodica. Ecco, i pazienti che sono falsi negativi, quindi quelli che, a cui dici sei sentinella negativo, in realtà è positivo, hanno una prognosi comunque peggiore, addirittura di quelli che hanno i veri positivi. Quindi è molto più pericoloso dire a uno hai un sentinella negativo e in realtà è positivo, che sapere che quel sentinella è realmente positivo. E l'importanza, l'altro concetto fondamentale, della condizione degli altri linfonodi al di fuori del sentinella. Ma al momento attuale non abbiamo una metodica che ci dica ok, te hai sentinella positivo, ma quegli altri, però c'è una metodica che mi dice non esiste questa metodica, esistono delle, vedete, eccolo qua, non sentinella positivi, guardate quanto sono più peggiori le prognosi di pazienti con i positivi non sentinella rispetto a quelli che hanno solo sentinella. Ma non esiste, a parte l'atto chirurgico, una metodica che ci dica con certezza se ci sono altri linfonodi a parte sentinella interessati. Sappiamo che il rischio è alto, esiste uno studio interessantissimo che è fatto dal gruppo, dall'IMI, diciamo, qui la Toscana è ottimamente rappresentata da Lorenzo Borgognoni, che ha studiato un nomogramma, cioè una metodica attraverso la quale ti puoi dire qual è il rischio per quel paziente, per quel melanoma, di avere oltre il sentinella positivo gli altri. È utile in termini clinici? Probabilmente non lo è ancora, perché è chiaro che siamo all'inizio di una strada, ma è utile a noi, perché nel momento in cui parliamo col paziente possiamo proporgli di fare una linfadenectomia o non farla, di fare un adiuvante o non farlo. È utile perché ci dà un'idea statistica della possibilità che altri linfonodi siano positivi a parte il sentinella. E questo è un nomogramma, qua ci sono degli scores semplicissimi, prendete il referto, vedete lì la sede del tumore iniziale, il Breslow del tumore, il numero di linfonodi sentinella scissi, il numero dei positivi, la grandezza del sentinella, il volume del sentinella e eccolo qua, il numero metastatico e poi la sede della positività del sentinella.
è un omogramma di, secondo me, straordinaria importanza e, ripeto, siamo solo all'inizio su questa strada, ma è la strada, l'unica possibile al momento attuale, finché non avremo metodiche non invasive, parlo di biologia molecolare, parlo di biomarcatori, che ci dicano se una volta che hai fatto sentinella c'è in quel pacchetto linfonodale altra malattia presente. Io personalmente l'ho utilizzato solo una volta, perché è uscito da poco, l'ho trovato anche sulle linee guida IOM, le ultime uscite. Devo dire, l'ho utilizzato a posteriori, cioè abbiamo avuto una paziente, ha avuto un sentinella positivo, si è rivolta a un oncologo non, diciamo, non della nostra azienda, fuori sede, gli è stato consigliato di non fare l'intratomiatomia, di fare soltanto follow up. In realtà, secondo il nomogramma IMI, quel paziente è un paziente ad alto rischio, perché ogni volta che la vedo io mi raccomando di fare un follow up con grande precisione. Questo è un nomogramma però che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché ha una, come dire, un significato clinico importante. Ripeto, è il punto di partenza di un lavoro che andrà avanti. Al contrario di altri nomogrammi che noi troviamo ormai su internet, e ci dicono ai pazienti, questi sono nomogrammi che, voglio dire, un po' artificiosi, ecco. Un altro nomogramma, cioè un altro, come dire, metodica su internet la troviamo, sul rischio di avere sentinella positivo, è quello del Memorial Sloan Kettering Hospital. È un nomogramma, anche questo, molto valido, secondo me è praticamente la fase pre dello studio dell'IMI, cioè questo si fa prima del sentinella. L'ho portato perché io non ero a conoscenza di questi nomogrammi. Quando ho capito che si trovavano, l'altro lo trovi in letteratura, lo fai con un regolino, te lo fai, questo però lo fai direttamente, e come fai, come calcolare il DRQI sul computer, e molti centri cominciano a usarlo non tanto per fare una proiezione tecnica, ma quanto per affrontare con maggiore accuratezza il colloquio col paziente, con il quale questi ragionamenti vanno assolutamente condivisi. Ecco, ci sono due gruppi: alto rischio, basso rischio, e è chiaro che siamo soltanto all'inizio. Ho portato questo perché è una società importante che dà a melanoma grandissima importanza, è un pochino il punto attuale della situazione, cioè una serie di fattori di valutazione, compreso delle questioni degli molecolari, ma assolutamente vanno associati all'atto chirurgico diagnostico del linfonodo sentinella, non possono mai sostituirsi. Quindi, come dice qui, adesso il sentinella probabilmente è più importante di prima, perché c'è stato un momento in cui sembrava poter avere meno importanza, in realtà è quello che poi pilota tutta la storia terapeutica del paziente. Adesso, e con questo concludo, questa premessa, perché adesso abbiamo possibilità terapeutiche che prima non avevamo. Pensiamo all'adiuvante. Quando è che nella storia dell'oncologia è cambiata la prognosi della malattia? Pensiamo alla mammella, oppure al colon, anche se in maniera minore, ma soprattutto alla mammella. Quando sono apparse le terapie adiuvanti, cioè terapie in cui hai un paziente completamente resecato, dove però hai un alto rischio di presa della malattia, devi fare qualcosa. Abbiamo fatto per 30 anni l'interferone, in tutte le modalità, basse dosi, alte dosi, pegilati, tutto quello che c'era, ci siamo resi conto che non impattava sulla mortalità specifica del neonato, ma impattava sull'intervallo libero di malattia, a costo anche di morbidità significative. Pensate a un Kirkwood, qualche volta noi l'abbiamo fatto, ai tempi, diciamo, pionieristici, con tossicità anche, insomma, abbastanza importanti, ma soprattutto senza risultati significativi. Adesso abbiamo gli anti-CL4 e gli anti-PD1 e la target therapy di RAF e MEK inibitori. Sono farmaci che hanno dimostrato, alcuni con una tossicità anche dermatologica significativa, comunque un impatto importante sulla sopravvivenza dei pazienti. E la terapia adiuvante adesso si può anche fare per i pazienti che non sono in stadio 3, cioè non necessariamente si può somministrare una terapia adiuvante ai pazienti con sentinella positivi. Esistono dei trials in cui pembrolizumab viene fatto contro il placebo nei PT3B, PT4B. Perché io insistevo tanto sull'accelerazione? Perché questa B
è l'ulcerazione che condiziona la prescrizione. Attenzione, questo condiziona noi che facciamo attività clinica, voglio dire, chirurgica, chirurgica, plastici, chirurghi generali, ad avere dei tempi contingentati, perché questi trials possono partire solo se tra l'esplorazione del melanoma primitivo e l'esecuzione del sentinella che ti dice se sei un N0 o meno, devono passare meno di 2 settimane. Questo è un problema, questo è un problema di sanità pubblica, perché le nostre liste sono stracolme, abbiamo difficoltà a reperire sale operatorie, e questa è una cosa che va portata sul tavolo di coloro che coordinano tutto diciamo, il nostro lavoro. Questi sono tutti gli studi che sono apparsi in adiuvante. I risultati, ma lo sapete tutti, sono estremamente incoraggianti, ma a quali costi? Parlando con un amico oncologo gli disse: ma quanto costano queste robe qui? E dice: guarda, una panda al mese, 80, 90, 70, 100 mila euro l'anno. Io una volta in una riunione regionale mi permisi di dire: ma con uno di questi pazienti quanta prevenzione facciamo? Quanti melanomi in situ o comunque quanti PTNA possiamo trovare? E su questo bisogna comunque insistere, perché la diagnosi precoce rimane sempre la vera arma che abbiamo nel possesso. L'ultima cosa è uno schema di follow-up, sapete c'è in questo momento, diciamo, lo diceva prima Antonio Castelli, con Lorenzo Borgognoni stiamo facendo un percorso del nuovo PDTA regionale, che PDTA non sono le linee guida, è qualcosa di applicativo reale sul territorio, è a buon punto il lavoro, questo è una cosa che facciamo noi, il follow-up che facciamo noi è un pochino, noi intendo dire Area Vasta Nord-Ovest, dove diciamo una delle proposte, uno dei problemi sarà sul follow-up, no? Perché l'oncologo tende a non volere vedere tutto ciò che non tratta, cioè, l'oncologo è molto più interessato a seguire in follow-up un paziente che ha fatto terapia rispetto a uno che non l'ha fatto. Qui però sono pazienti ad alto rischio, comunque adesso hanno possibilità di fare terapia, e questa è una delle nostre proposte in cui noi dermatologi seguivamo in maniera esclusiva i PT1A, i PT1B, i PT2A, quindi non ulcerati, quindi non eleggibili a una terapia adiuvante, e invece facevamo un lavoro di, come dire, a quattro mani con gli oncologi sul follow-up degli altri melanomi. Questo era soltanto per dire, ecco, il work in progress è anche questo, è un lavoro che pian piano si sviluppa, cambiano le possibilità diagnostiche, cambiano le possibilità terapeutiche, e noi come dermatologi dobbiamo sempre assolutamente essere pronti ed adeguati. Vi ringrazio e scuso per avermi ascoltato.